Ci troviamo nel La prima fase prevedeva la quarantena obbligatoria. Per evitare ulteriori contagi sono state chiuse scuole, aziende, centri sportivi e molto altro. La maggior parte di studenti, tra cui i nostri intervistati, ha potuto proseguire e concludere l'anno scolastico tramite didattica a distanza. Abbastanza bene, anche se è stato difficile e brutto, terminare l'anno scolastico senza i miei compagni di classe e davanti allo schermo di un PC. Mi sono trovata abbastanza bene, anche se è stato difficile adattarsi a una nuova modalità, ma penso sia stato interessante provare una didattica diversa da quella a cui siamo abituati a scuola. Secondo me no, perché sia io che dei miei compagni di classe abbiamo riscontrato differenti problemi di connessione. Oppure molte volte non andavano i telefoni e i dispositivi, ma anche perché cioè, rispetto alla didattica a scuola è molto peggio, visto che ci sono anche molte più distrazioni a casa. Anche se credo che la didattica a scuola sia meglio, ho notato alcuni vantaggi, come ad esempio ho avuto meno ansia in alcune interrogazioni rispetto a quanta ne avrei avuta in classe. Penso che siano giuste, visto che dobbiamo diminuire i contagi, ma soprattutto per me sono state veramente difficili da rispettare, visto che ho dovuto cambiare radicalmente le mie abitudini. Penso sia necessario rispettarle data la situazione che stiamo vivendo. Io non ho riscontrato particolari difficoltà ad adattarmi se non per il distanziamento sociale, perché dopo mesi di quarantena è stato difficile non poter abbracciare amici e persone.